Buonasera a Sarocco di Capodimonte, il Mundialito, ottava edizione, seconda giornata. Boca Juniors batte Real Carbonare 5-2, migliore in campo Vittorio Velotti, consegniamo la medaglia, complimenti. Grazie, Vittorio. Grazie. Senti, prestazione davvero davvero molto buona. Grazie. Dopo quella della settimana scorsa, che pure è stata buona, anche se a tratti avete sofferto, ci mancava il portiere di ruolo, questa sera con lui, con una sostituzione in meno, perché anche le due sostituzioni vi mettevano anche in difficoltà. Avete giocato di squadra e avete battuto una squadra forte come Real Carbonara, che due edizioni fa è arrivata in finale a Pessachiru. Infatti, vabbè, la partita scorsa, comunque, essendo primo anno, prime partite insieme, quindi era un po' difficile pure trovarsi, capire i meccanismi, capire come giocare. Poi effettivamente adesso abbiamo un bel portiere, veramente, quindi è andata bene per fortuna. Speriamo di continuare così, perché piano piano ci stiamo organizzando, stiamo giocando bene. E la cosa importante è divertirsi, se poi arriva la vittoria, tanto di guadagnato. L'importante, come hai detto tu, conoscersi e restare sempre gli stessi, perché poi se si cambia ogni settimana... Più si ruota e più poi si è soggetti ad avere più difficoltà. Senti, vabbè, ti sei trovato subito bene con Sabatore, i fratelli Pasquarello, anche Cipo, gli altri nuovi acquisti, Fabio in difesa, Stefano pure sì. Davvero corrono, giocano davvero bene. No, ma siamo un gruppo unito, quindi ci fa piacere giocare, trovarci come amici e divertirci. La cosa importante è quella, poi se viene la vittoria, tanto di guadagnare. A questo punto l'obiettivo è arrivare almeno sicuramente in Champions. Sì, io non conosco le squadre, so che ci sono comunque parecchie squadre forti che giocano già da anni, quindi per loro... sistematicamente più facile, però noi ci proviamo, ci divertiamo e speriamo di arrivare in Champions. Sì. Va bene, vuoi fare una dedica speciale a qualcuno? Una dedica al mio amore, Ambra. Complimenti, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.